Antonio Tutto, consigliere regionale, oggi si è presentato a Lucero in Fiore, una manifestazione che vuole sviluppare un po' l'interesse per la città, non solo per la questione relativa al fiore in sé, ma anche per stimolare un po' l'attività della città. Che ne pensi? Oh, sicuramente sono entusiasta di questa iniziativa. Per due motivi. Uno, perché è una di quelle iniziative che cerca di dare qualcosa di positivo e di bello alla città. E Lucero è una bellissima città, è come una bella donna, e se la vesti a festa sicuramente esalta ancora di più la sua bellezza. E poi perché un po' si è stanchi di tutti gli spaccati negativi che si vogliono mettere a tutti i costi in evidenza, e quindi che possano prevalere le cose positive su quelle negative, le cose belle su quelle brutte, mettere in evidenza soprattutto le cose belle rispetto a quelle brutte, secondo me è qualcosa di positivo che ci può come dire, dare tanto come comunità. Quindi spero che molti parteciperanno, sarò felice se tanti parteciperanno, e io stesso sto pensando come partecipare, anche pur non essendo un pollice verde, un cosiddetto pollice verde, però sto pensando come partecipare, semplicemente per testimoniare come dire, l'importanza di queste iniziative. Quindi la prima cosa che si può fare per dare coraggio a chi ci ha messo la faccia è qualcosa di più, è partecipare, a prescindere poi dal risultato, perché se ne sono diverse decine o centinaia, o spero migliaia, mi auguro, beh, è chiaro che sarà qualcosa che darà voglia, darà coraggio a chi l'ha pensata, magari anche ad altri di farne altre. Quindi l'invito che voglio fare ai miei concittadini è quello di partecipare a questa iniziativa. Ecco, lanciamo un invito a tutti i lucerini di partecipare. Quello di partecipare, sì, perché rendiamo bella questa città, è un'occasione importante questa per dare un tocco di colore, per dare qualcosa a questa città, per renderla più bella, per dimostrare il proprio attaccamento a questa città, perché a chiacchiere tutti quanti siamo attaccati a questa città, però bisogna dare anche come dire, degli esempi e dei gesti concreti che possano testimoniare questo. Quindi voglio dire, non costa nulla o pochissimo, ma può dare molto a tutti quanti.